Luciano Bruni. Ciao mister. Buonasera a tutti. Buonasera mister, ben trovato. Grazie. Complimenti. Dunque, dopo un inizio difficile, finalmente questa Juventus sta iniziando a dare dei segnali importanti. Ma diciamo sì, come hai detto te, all'inizio c'è stato qualche problemino così, ma soprattutto di atteggiamento, un po' quello che voleva essere il capire cosa volevano questi ragazzi, per cui comunque ora le cose sono state messe a posto, l'atteggiamento è quello giusto, c'è il gruppo, c'è la squadra, c'è buona qualità, per cui ovviamente si riesce anche a ottenere qualche risultato. Ricordiamo, la scorsa settimana c'è stata questa importante vittoria nel derby torinese, 3-1 in rimonta, Juventus in testa al suo girone, il girone A, e poi anche la vittoria che ha permesso ai tuoi ragazzi, a voi, di raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia. È veramente un momento in cui tutto sta girando bene, dunque siamo soddisfatti, mister. No, che voi volevamo parlare un po' di questo derby che so che ha entusiasmato, sì, i tifosi juventini. Ma senti, intanto il periodo diciamo che è buono, queste due partite sicuramente ci hanno dato lo slancio necessario, perché insomma sono due partite che prima di tutto il derby, qui ovviamente c'è pathos, è sentito moltissimo, come è giusto che sia, per cui è stato un risultato importante che magari ci ha dato anche lo slancio per disputare una grande partita, forse meglio ancora di quella del derby con l'Atalanta, che era veramente difficile, anche perché l'Atalanta è una buonissima squadra, sì. In più venivamo dall'andata che pur giocando una discreta partita abbiamo perso il 93esimo, per cui era un po' difficile, ecco, ribaltare il risultato, e oltre a questo, queste due partite abbiamo fatto a meno di Immobile, che era con la prima squadra, per cui abbiamo giocato senza attaccanti, con 3.5 punte, insomma siamo riusciti comunque a fare un buon bottino di gol nonostante non avessimo attaccanti di ruolo. Sì. Mister, ti giro un paio di domande dagli amici di vecchiasignora.com. Dav Juve da Monopoli ti scrive: sei sorpreso della prestazione di Immobile sabato sera, secondo te avrà un futuro ad alti livelli questo ragazzo? Ma guarda, le qualità il ragazzo ce le ha, diciamo che per ora in primavera le ha dimostrate. È chiaro che come tutti i ragazzi giovani devono allenarsi, continuare col giusto approccio mentale sia quando vengono in primavera sia quando vengono chiamati in prima squadra. Il ragazzo diciamo sì, complessivamente ha tutte le carte in regola per fare bene come carriera calcistica, però è chiaro che dipende solo ed esclusivamente da lui. Le qualità le ha, deve lavorare, deve migliorare, ma soprattutto non deve accontentarsi e rimanere umile. Immagino che è la cosa più importante. Direi proprio di sì. Immagino che la tua considerazione può essere anche, diciamo, girata nei confronti di Marrone, lo stesso tipo di considerazione. Sicuramente anche... questo è una considerazione abbastanza standard, però sono due giocatori. È la verità, perché essendo dei giovani hanno delle qualità, ma poi quando si arriva a certi livelli bisogna avere... Sta a loro consolidarle, certo, e migliorarle nel tempo, assumendo l'atteggiamento giusto e fare professionisti in tutto e per tutto. Guarda, c'è un'altra domanda... Prego. Dimmi. No, c'è un'altra domanda interessante, perché si parla di Iago, che tu non hai avuto. Dice, ma non è possibile riportarlo a Torino a gennaio, visto che al Bari praticamente non è mai impegnato, non è mai preso in considerazione? Guarda, questo è un mio cruccio, anche perché io insomma qualche annetto ce l'ho, e infatti quando si è diciamo prospettato questa soluzione io ero un po' scettico, nel senso che secondo me non era così pronto per andare in una squadra, prima di tutto che gioca con un sistema di gioco, conoscendo anche Ventura, che molto probabilmente non lo prende in considerazione, sì. Per cui insomma non c'erano proprio presupposti
perché lui andasse via, però purtroppo è successo, voi non so che motivi ci sono stati, però tanto l'avete visto tutti che gioca in primavera, per cui tanto valeva lasciarlo a Torino e farlo giocare nella primavera della Juventus, per tutto il rispetto della primavera del Bari, per l'amor di Dio, però se deve andare a giocare in una primavera che non è la Juventus, è bene che sia da noi, no? Direi proprio di sì. E in tutta sincerità spero che a gennaio ce lo restituisca, egoisticamente parlando, da allenatore. C'è questa possibilità, mister? Ma io, sai, ti posso dire in via confidenziale. Non ci ascolta nessuno. No, sono tanti a sentire questa risposta, per cui io me lo auguro egoisticamente, però ti dico che il ragazzo ogni tanto si fa sentire telefonicamente con i ragazzi della squadra, col massaggiatore, che a volte il massaggiatore è quello che ha più confidenza di tutti, no? Sì. Per cui ci giungono notizie da un uccellino che lui non è contento e farebbe carte false per tornare da noi, insomma. Senti, e questo ci fa piacere. Insomma. Prima di salutarti, so che sei impegnato, sei alla stazione, se non sbaglio. Sono alla stazione, sì. Infatti senti un po' di casino. No, sto ascoltando tutti i treni. Tutti i treni in arrivo e tutti i treni in partenza. No, ho preso il treno perché era tempaccio, per cui bene. Mi sono affidato a questo mezzo di trasporto. Senti, un'altra domanda interessante dagli amici di vecchiasignora.com da Salerno. Pasquale 73 scrive: vorrei chiedere al mister Bruni qualcosa sul modulo. Noi abbiamo iniziato con Rombo, non era meglio che la primavera facesse altrettanto per far abituare i ragazzi? Questa è una domanda. Sì, ma infatti noi giocavamo con Rombo e ora invece siamo passati alla spigola. No, vabbè, questa è la battuta più stupida. No, vabbè, solitamente si può anche optare per queste soluzioni. Credo che a livello giovanile sia importante che riescano comunque a giocare in vari ruoli, per essere pronti ovviamente nel momento in cui vanno a giocare in tante altre squadre. Però insomma le similitudini del modulo ci sono, non è che siamo così così distanti. Bene, anzi, bene. Questo mi fa molto piacere. Prima di salutarti, guarda, non ti posso non chiedere un qualcosa invece sulla Juventus di Ciro Ferrara, Massimiliano Maddaloni, che vivi quotidianamente. È un po' schizofrenica questa squadra, no? Passa da entusiasmanti prestazioni a prestazioni un po' deludenti. Che ne pensi? Ma io sono dell'idea che la Juve ha bisogno di recuperare tutti i giocatori. Sì. In modo che ci si alleni in una certa maniera, che ci siano ovviamente secondo me qualche assenza importante tipo Sissoko, fondamentale, per cui c'è il rientro di Del Piero, insomma avere tutta la squadra a disposizione ti permette di cambiare anche meno, certo. Nonostante gli impegni siano tanti, e motivamente anche il cambiare spesso, ora poi c'è stato anche il cambio di modulo, per cui non è così facile trovare continuità. Io mi auguro che da adesso, insomma, l'ultima partita qualcosa si è visto di veramente buono, per cui non sto a dire che i giocatori ci sono. No, si dice, nelle ultime gare è emerso che la Juventus, quando attacca, è veramente pericolosa, dà anche spettacolo in alcuni frangenti. Nella qualcosina dietro. Nella fase di non possesso soffriamo un po'. Mettiamo anche in preventivo che ogni tanto ci sono anche le altre squadre. Ah, certo. Questo... No, si pensa sempre al nostro, ma le qualità delle squadre, delle altre squadre non le mettiamo mai sulla bilancia. No, giusto prendere però, anche in considerazione. Anche l'Inter ieri sera ha fatto fatica, se non sbaglio, no? Sì, certo. No, ma comunque però... è una situazione che sicuramente Ciro Ferrara starà curando con grandissima attenzione, dunque. Ma io sono convinto che con il recupero di tutti i giocatori sarà fondamentale, sarà soprattutto quello. Poi modulo o non modulo, alla fine ci sono le qualità che emergono, per cui non mi farei tanti problemi. È che bisogna un attimino che l'Inter inciampi un po' strada facendo, perché ovviamente anche ieri sera tutti speravamo che quel gol di Eto'o non venisse fuori, perché insomma invece di
fatto 5 punti si poteva accorciare ancora la classifica, però insomma l'importante è che la Juve tenga il passo, poi vivremo e vedremo anche qualche disgrazia agli altri, Tanto può succedere, quando, no? Quando si insegue purtroppo bisogna anche augurare che la formazione avanti, calcistica, la classica gufata calcistica.